Gino Morini del Consorzio del Parmigiano Reggiano. A lui vogliamo chiedere innanzitutto quali sono nel 2017, quindi 2016, i numeri del Parmigiano Reggiano di produzione e poi di esportazione. Diciamo che i nostri 330 caseifici nella zona di origine hanno prodotto nel 2016 3.400.000 forme e diciamo che il 37% è destinato alle esportazioni, quindi Stati Uniti, Germania, Francia e in quarta posizione abbiamo il Regno Unito e come quinto mercato il Canada. Ecco, però il parmigiano reggiano non è tutto uguale, ci sono diversi parmigiani reggiani, lo possiamo chiarire? Sì. Innanzitutto possono esserci diverse situazioni in cui il parmigiano reggiano viene consumato a diverse età, già la stagionatura è la prima fonte di diversità. Inoltre vi sono specificazioni, diciamo, particolari in ambito produttivo, per esempio alcuni produttori hanno iniziato a produrre parmigiano reggiano secondo dei latti particolari da razze particolari, conosciamo la vacca rossa, la vacca bruna, la vacca bianca. Altra specificazione importante è il formaggio di montagna, prodotto il parmigiano reggiano prodotto di montagna, è consentito da chiamarlo così da dei regolamenti dell'Unione Europea, abbiamo fatto un disciplinare particolare per mettere in evidenza le caratteristiche positive del parmigiano reggiano dei caseifici di montagna. Ecco, abbiamo parlato di stagionatura, ma la diversa stagionatura per un caseificio che cosa rappresenta in termini di investimento economico? Cioè tenere ferme tante forme di parmigiano per un caseificio che cosa rappresenta e soprattutto quanto poi si vendono quelle molto stagionate che hanno anche un prezzo più elevato? Allora, diciamo che i nostri caseifici al 100% tengono formaggio un anno, ovviamente in attesa della marchiatura. Poi dopo possono prendere strade diversificate, possono essere vendute a delle imprese che finiscono la stagionatura e commercializzano, oppure conservano direttamente il prodotto in varie percentuali, ma alcuni caseifici lo fanno anche questo al 100% in attesa di poterlo poi dopo vendere. E questo significa un grande immobilizzo, ovviamente, perché fin tanto che da quando produci il latte a quando tu vendi il formaggio possono addirittura passare 2 anni o 3 anni. E dal punto di vista economico diciamo che ogni anno si rivaluta grosso modo di un 10%, parliamo di un euro ogni anno più o meno, ovviamente poi dipende da dove partiamo. Adesso un formaggio di 12 mesi vale intorno ai 9,60-9,70 euro al chilo, un formaggio di 24 mesi siamo intorno ai 11 euro sostanzialmente, quindi c'è una rivalutazione di quasi un euro se non di più. Ecco, una particolarità del parmigiano sono il deposito nelle banche. Che cos'è, come funziona? Deposito nelle banche significa che ci sono magazzini generali riconosciuti dal Ministero che sono in grado di poter emettere delle note di deposito in cui il depositante gli viene riconosciuto la quantità e il valore del suo formaggio depositato. Con questa nota si reca presso gli istituti di credito, lascia il formaggio in garanzia presso gli istituti di credito e riceverà approssimativamente intorno al 70-75% del valore del formaggio depositato e quindi di conseguenza con questo anticipo finanziario riesce ad avere soldi per far lavorare la propria azienda. Parlando di estero, molti al di là di tutto il fenomeno dell'Italian sounding, il prodotto italiano invece che va all'estero, c'è il pericolo che venga esportato del parmigiano che non sia, diciamo, il top? No, è difficile perché abbiamo un sistema di marchiatura molto rigoroso. Il formaggio viene classificato secondo 3 livelli, il primo viene marchiato, il secondo viene marchiato come parmigiano reggiano mezzano che non è destinato alla lunga stagionatura, quindi è molto evidente perché viene differenziato anche esternamente su ogni singola forma e il formaggio che non porta i requisiti vengono tolti tutte le identificazioni del marchio di origine, quindi di conseguenza formaggi che non valgono, non
non prendono e non devono prendere la strada dell'estero. Però anche chiamandolo in modo diverso, diciamo, gli italiani che sono andati all'estero ormai stanno iniziando anche una produzione di alta qualità, con prodotti molto simili. Voi non temete che magari possano arrivare dall'estero prodotti comunque di alta qualità che possono fare concorrenza al parmigiano? Allora, il tema adesso è questo: non è se altri producono bene, il problema è come vengono chiamati questi prodotti. La nostra vera questione è questa: se ognuno rispettasse la logica per cui i formaggi vengono chiamati con il nome dell'origine o eventualmente nome di fantasia, ma non con il nostro nome o con i nomi di altri formaggi, perché ovviamente va a colpire anche altri tipi di formaggio. Sinceramente non siamo noi a temere concorrenza, nel senso che il livello qualitativo nostro è molto buono, il consumatore e soprattutto gli operatori di mercato, che sono quelli che poi dopo fanno gli acquisti veri e li propongono alle catene di distribuzione, sono ben consapevoli dei livelli qualitativi. Ripeto, il problema è come vengono chiamati, e questo è un problema enorme, perché in Europa siamo salvaguardati anche il nome parmesano, il nome di imitazione o di evocazione, diciamo così, mentre invece fuori dall'Unione Europea questo è un problema enorme. Riusciamo a tutelare il nome autentico, il nome parmigiano-reggiano, ma i nomi evocativi le legislazioni non ce lo consentono. Ultimissima domanda: gli accordi bilaterali che in questo periodo, in questi giorni, stanno suscitando diverse polemiche. Gli Stati Uniti vorrebbero ostacolare questi accordi perché poi non riescono a vendere il loro parmesan in paesi come la Cina, per esempio. Allora, il problema, quello è il TTIP, che però per adesso è fermo. Altri tipi di accordi, come per esempio è stato recentemente il CETA, che è entrato in vigore, sta entrando in vigore, per il parmigiano reggiano offre alcune opportunità, offre dei limiti ma anche alcune opportunità importanti. Per esempio, il termine parmesan, del parmesan canadese, potrà ancora essere usato, ma non potrà più essere usato insieme a degli identificativi che riguardano il nostro paese, come le bandiere italiane o delle immagini delle nostre città, dei nostri monumenti o della nostra origine. E questo è un passo in avanti. Inoltre, il parmesan canadese non potrà essere importato nell'Unione Europea. E questo è un altro aspetto molto importante. Inoltre, il termine parmigiano reggiano viene riconosciuto come marchio di origine, e questo ovviamente è un altro passo molto importante. Quindi ci sono pro e contro. Per quanto ci riguarda, aumenteranno anche le quote di esportazione. Allora, per quanto ci riguarda, per il parmigiano reggiano, diciamo, l'accordo CETA è stato un accordo alla fine positivo.